Eccoci, siamo ad un altro incontro presso l'Accademia Pontaniana, secondo la filosofia, tra virgolette, che stiamo seguendo della nostra operazione culturale, ma in maniera diffusa, quindi alternandoci tra la bellissima Basilica della Pietrasanta nel cuore del centro storico e comunque rimanendo insomma nei pressi del centro storico e della cittadella universitaria, ci piace definirla così, l'incontro insomma di oggi riguarda i diritti umani e i beni comuni, quindi anche diciamo, il profilo economico rispetto diciamo, ad una tematica della società civile, della nostra contemporaneità che deve sicuramente insomma, interessare i giovani nel senso di farla conoscere in maniera sempre più approfondita. Io mi concentrerò sui diritti sociali, che appunto sono quei diritti che hanno bisogno di un intervento dello Stato, un intervento pubblico per essere soddisfatti e quindi sono molto legati alla spesa pubblica, che però viene sempre più limitata dalle politiche che è stata nel tempo, soprattutto dopo la crisi del 2008, è stata limitata dalle politiche sul debito. E quindi insomma, ci domandiamo un po' con gli studenti e le studenti come, se questa cosa era inevitabile, se questa non ci fosse alternativa per uscire dalla crisi o se forse sia stata una scelta politica rispetto alla quale si potevano immaginare delle cose diverse. E poi appunto, visto che io penso che le alternative possano venire soltanto se ci si attiva innanzitutto dai propri piccoli ambienti dove si vive ogni giorno, facciamo un po' un focus su delle esperienze che sono nella nostra città, come quelle dei beni comuni emergenti e uso civico, del percorso di auditoria sul debito che c'è stato a Napoli, che sono nate appunto poi dall'attivazione delle persone e appunto speriamo un po' di suscitare il loro interesse su questi temi. La questione ecologica, della crisi ambientale, delle soluzioni che possono venire, in particolare dal basso, della società civile, è un tema all'ordine del giorno. Io cercherò di collegare oggi questo tema con i modi in cui i cittadini, aumentando la partecipazione democratica e migliorando la qualità dell'azione democratica sul territorio, possono effettivamente organizzare delle azioni che migliorano il rapporto con l'ambiente, evitando lo sfruttamento da parte magari di politiche nocive e migliorando il modo in cui i problemi vengono gestiti. Noi sappiamo che l'Italia, in particolare il Sud Italia, Napoli, sono territori che hanno avuto storicamente tantissimi problemi ambientali, parlo della crisi dei rifiuti, della bonifica che adesso finalmente sta facendo l'area di Bagnoli. In tutti questi casi, un elemento fondamentale è stato l'intervento dei cittadini, l'intervento delle popolazioni che abitano i territori. Gli esempi concreti che io farò sono due fondamentalmente, uno è il caso napoletano di cui mi occupo qui a Napoli, e i modi in cui l'intervento dei cittadini può rigenerare spazi urbani, ad esempio come nei beni comuni uso civico, che sono degli edifici di proprietà pubblica che sono stati prima occupati, poi riaperti, rigenerati da comunità di abitanti e riempiti di attività sociali. Un altro esempio che farò è quello invece portoghese, del luogo in cui ho studiato per il mio dottorato, che riguarda la gestione delle foreste, i modi in cui i beni forestali lì possono essere gestiti da comunità di abitanti delle zone rurali, in un sistema che si chiama Baldios, fondamentalmente un governo comunitario delle foreste che migliora la gestione dell'ambiente e impedisce danni ambientali come gli incendi, l'inquinamento, l'inquinamento delle acque e così via. Oggi abbiamo avuto occasione, grazie alla nostra preside, tutto il liceo Sbordone, alcune classi presenzieranno appunto qui all'Accademia Montaniana, mentre altre, diciamo, mediante una videoconferenza, per poter discutere, su un progetto riguardante il PCTO, di cui dovremo fare 90 ore complessive alla fine dell'anno. In particolare abbiamo avuto diversi incontri, ma questo è il primo che con la mia classe, la quarta D, abbiamo presenziato. Infatti, oggi, l'argomento principale di cui abbiamo trattato sono i diritti umani. Infatti, abbiamo fatto leva principalmente sul fatto che per la Costituzione siamo tutti uguali, secondo la realtà dei fatti no, ed è per questo che volevamo enunciare l'articolo 2 che poi è stato anche citato all'interno di questa conferenza. Nell'articolo 2 viene detto che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nella formazione sociale, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.